Buonasera Gianni, un saluto ai tuoi ospiti e a tutti coloro che in questo momento stanno seguendo 100 Sport Magazine. Stasera vorrei rivolgermi a tutti i tifosi tarantini, non in generale, ma a tutti coloro che hanno la memoria corta però, perché abbiamo ancora vivo il ricordo di quel 4 agosto quando si festeggiò in strada il ripescaggio, tantissimi tifosi, anche moltissimi fuori sede, si riversarono nelle strade per festeggiare il ritorno dopo 4 anni tra i professionisti. Allora la società chiese pazienza, informò tutti che ci sarebbe stato un campionato di transizione, un campionato che avrebbe dovuto ammortizzare quelli che erano stati i costi per sostenere il ripescaggio, e ricordo molti tifosi che erano così contenti di non giocare più col Serpentara, con il Pomigliano, senza nulla togliere a queste società, erano pronti ad accettare qualsiasi tipo di campionato pur di tornare in Lega Pro. Oggi sono passati quasi 3 mesi da quel 4 agosto e molti hanno dimenticato quelle promesse fatte, molti dei tifosi hanno già abbandonato la volontà di assistere a un campionato comunque di transizione, di sofferenza anche se vogliamo, e hanno iniziato a criticare. Per carità, la critica è sempre giusta quando è costruttiva. Segnalare che comunque Magnaghi non è in grande forma non vuol dire essere distruttivi, vuol dire comunque commentare, analizzare un qualcosa che in questo momento non va. Però purtroppo bisogna fare i conti con la realtà. Ecco, il Taranto ha investito pochissimo rispetto a quello che hanno investito società come Lecce, Foggia, Juve Stabia, Matera. Parliamo di società che per poter vincere il campionato hanno stanziato un qualcosa come 5, 6, 7 milioni di euro che il Taranto in questo momento non si può permettere. Zelatore e Bongiovanni sono stati sinceri sin dall'inizio, hanno sempre detto che loro non sono degli industriali, non sono degli sceicchi, ma che fanno calcio con le loro possibilità e con quello che guadagnano attraverso i ricavi delle partite. Ecco, adesso rinfacciare il fatto che comunque si sia costruita una squadra non all'altezza della situazione, una squadra che, bisogna dirlo, ha comunque dei grossi limiti di qualità, è sbagliato perché bisogna aiutare questi ragazzi, magari andando anche allo stadio, bisogna aiutare la società a investire poi il capitale che arriva appunto dagli introiti per acquistare calciatori di qualità. Fabio Prosperi sta lavorando bene a mio avviso, perché comunque la squadra comincia ad avere una propria identità. Ecco, per un allenatore, per poter dare un'identità alla squadra, ha bisogno di lavorare, non si può certo dare in 3 settimane, in 3 partite, c'è bisogno di almeno 7, 8, 9 partite per poter vedere la mano dell'allenatore. E Prosperi, non avendo la bacchetta magica, non può certo, non si poteva chiedergli dall'oggi a domani di cambiare la mentalità di una squadra che non è mai stata propositiva nelle prime 8-9 giornate con Aldo Papagni. Quindi ci vuole abbastanza pazienza e credere soprattutto in questi giocatori. È chiaro, va detta la verità, Magnaghi non sta giocando bene, anche contro il Messina è stato autore di una prestazione pessima, continua a giocare spalle alla porta e non riesce mai a essere pericoloso. Lo abbiamo notato svuotato, lo abbiamo notato un po' timido e ci vorrebbe una qualità, ci vorrebbe un po' più di carattere per poter giocare, per poter indossare la maglia rosso-blu. Abbiamo notato anche qualche miglioramento quando Fabio Prosperi è passato alla difesa a 4 e quindi con l'ingresso di Paolucci si è passati a un 4-3-3, un modulo che probabilmente va chiudere quelle che sono le caratteristiche di De Giorgi, va a sacrificare De Giorgi che non può spingere più come prima ma deve mantenersi basso. Però può essere una strada percorribile, l'ha detto anche il tecnico stesso, quindi pensiamo che possa essere una soluzione anche per il futuro, perché devo dire che nel periodo in cui il Taranto si è schierato con il 4-3-3
comunque ha dimostrato di avere un certo palleggio e soprattutto poteva contare per esempio sulla verve di Paolucci, che è entrato benissimo. È entrato bene anche Losicco, probabilmente un po' di panchina gli avrà fatto bene perché l'avrà appunto nell'orgoglio. L'abbiamo detto più volte, a questo Taranto manca un po' di qualità sia a centrocampo che in attacco. Gennaio è quasi vicino, non è proprio alle porte. Da qui a gennaio ci saranno ancora 8 partite, poi il campionato riposerà per una ventina di giornate e ci sarà tutto il tempo per acquistare e scegliere giocatori di qualità. Bisogna arrivare a gennaio avendo quanti più punti possibili, ma è chiaro che contestando la squadra, fischiandola, si può anche avere l'effetto contrario. Con questo non voglio dire, ripeto, che i tifosi non debbano contestare, non debbano comunque evidenziare quelle che sono le pecche e le lacune della squadra. Però non dimentichiamoci che il 4 agosto tutti eravamo contenti di essere tornati in Lega Pro ed eravamo pronti a sopportare un campionato di sofferenze. L'importante era aver abbandonato la Serie D. Ricordiamoci di questo quando andiamo allo stadio, anche tutti coloro che hanno deciso di rimanere a casa o che si sono pentiti di aver fatto l'abbonamento. Non era questo il punto, perché in una stagione possono capitare, capitano sempre degli alti e dei bassi. Questo è un periodo in cui il Taranto non riesce a vincere, è da oltre un mese che accade. Però in questo momento il Taranto sta giocando in Lega Pro ed era quello che contava la scorsa estate. Per oggi è tutto, Gianni ti ringrazio e buona serata.